Ciao, sono Franco Morbidelli e corro in MotoGP per il team Yamaha Petronas. Secondo me la cosa più figa del pista è proprio la forma. Cioè, è una forma particolarissima. Non è una forma che ti aspetteresti da un casco. Solo questo casco ha questo tipo di forma qua e ha questo tipo di visiera qua, secondo me. E è riconoscibilissimo e stra aggressivo. Questa è la prima cosa. Poi, dopodiché, è un casco che appunto la sua forza, secondo me, dal punto di vista di un pilota, oltre alla protettività sicuramente, ma la sua forza è la visuale che ha, che è molto ampia, che magari in altri caschi fai più fatica a trovare perché sono tutti un po' più bassi. E quindi questa è una cosa che è una di quelle cose che se ce l'hai non te ne accorgi, ti vizi, sei abituato, ma poi se magari provi qualcos'altro che ti rimane qua e dà fastidio, ecco. E poi è comodo, è bello. Anche questo qui è molto aerodinamico, perché anche qui hanno fatto un ottimo lavoro di ricerca per massimizzare la performance aerodinamica. E niente, questo è il casco. Allora, la grafica, io uso questa grafica dal primo casco personalizzato che ho fatto con Aldo Drudi. Abbiamo deciso di mettere sul casco le mie origini e quindi di mettere la bandiera italiana da un lato e la bandiera brasiliana dall'altro, proprio per rappresentare in soldoni chi sono io, ecco. Quindi pam pam, molto semplice, due bandiere. Inizialmente erano proprio due bandiere, una a destra e una a sinistra e basta. Poi, andando avanti con gli anni, abbiamo un attimo rielaborato l'idea, aggiunto dei dettaglini, ma comunque sempre cercando di rimanere molto semplici. Abbiamo aggiunto il pappagallo durante gli anni perché volevamo un animale icona. E abbiamo scelto il pappagallo perché era un animale solare, tropicale, e quindi abbiamo scelto il pappagallo. Quando sono arrivato in MotoGP abbiamo aggiunto anche dei dettagli nel verde, abbiamo aggiunto un motivo tropical, ecco, un motivo tropicale, tono su tono, quindi verde un po' più chiaro, sul verde un po' più vivo, nella parte che sarebbe tutta verde, in realtà non è tutta verde, ma ci sono dei fiori, delle banane, delle ananas, un po' di roba tropicale, e questo è il casco. Un saluto a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao!